Il Natale degli ultimi, famiglie numerose, rom, anziani, migranti, persone senza fissa dimora, insieme nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma per il pranzo organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. C'era anche la sindaca Raggi, Lisa D'Alto. Ho vissuto in mezzo alla strada pure io, ne ho acquisito tutti i valori, valori che in fondo, poi in ultimo, sono valori di fede ricercata e trovata, di affetto verso tutti gli altri, e si scopre in questi momenti l'amicizia. È l'amicizia che lega Carmelo, un passato vissuto in strada, a Nur, rifugiata siriana, ai migranti, rom, disabili che oggi si sono seduti allo stesso tavolo all'interno della Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Ogni Natale la comunità di Sant'Egidio prepara questo pranzo per coloro che si trovano in difficoltà. Come Nur, in Siria era una microbiologa. L'anno scorso è scappata dalla guerra e grazie ai corridoi umanitari a Papa Francesco è arrivata in Italia insieme al marito e al figlio di 2 anni. Siamo fuggiti dalla Siria e poi siamo andati in Turchia e poi siamo andati nella barca in Grecia. Siamo rimasti lì per un mese e dopo era la visita di Papa Francesco e ci hanno scelto per andare con lui. È il primo Natale da sindaca anche per la Raggi, che siede a tavola con i più poveri dopo giorni di polemiche, lacrime e inchieste. Ai cittadini della capitale lancia un messaggio. Dobbiamo tutti aiutare questa città a riprendersi. Noi ce la mettiamo tutta e anche i romani devono fare la loro parte e so che già lo stanno facendo.